Vi faccio vedere, ragazzi, dove siamo finiti. Seguiteci. Papà! Che c'è? È totalmente abbandonato, però. Ma ti sembra questo il momento di giocare? Dobbiamo solo che scappare. Qui veramente sembra, ragazzi, una festa di fantasmi. Ilari, non entrare! Ilari, ho paura che qui ci sia qualche spirito di Halloween. Ragazzi, siamo per tagliare la zucca. Ciao a tutti, amici! Benvenuti in questo nuovo... Video. Io sono... Stefano. Ah no, che devo dire io? Mi scordo com'era? Stefano e tu. Ah, allora mi scordo sempre come iniziano i nostri video. Stefano! E lei è Ilari! E benvenuti in questo nuovo video. Lui è Matti. Ma io sono Stefano, non sono Matti. Lui è Matti. Ma che stai dicendo? E io sono Ninna. Ma no, ma loro sono nostri amici, Ninna e Matti. Ragazzi, ma non siamo noi due Ninna e Matti. Guardate intorno. Allora ragazzi, aspetta un attimo di spulare. Praticamente ho appena presa Ilari a scuola. Come è andato oggi a scuola? Bene. Che avete fatto a scuola oggi? Bene. No, dico che avete fatto. Bene. Scusa, che hai fatto oggi a scuola? Un elefante. Hai fatto un elefante a scuola? Ma l'hai disegnato? Sì. Ovviamente, che cosa hanno fatto i nostri amici? Iscrivetevi al canale. Aspetta, sì. Aspetta un attimo. Iscrivetevi al canale. Ma vi siete iscritti? Adesso, fatelo adesso in questo momento. Perché dobbiamo arrivare a 150.000 iscritti. Ce la possiamo fare insieme, ragazzi? Ci aiutate? Benissimo. Adesso, prima vorrei sapere una cosa. Nei commenti diteci che cosa avete fatto oggi a scuola voi. Ilari ha fatto un elefante. Voi che cosa avete fatto oggi a scuola? Scrivetelo nei commenti, vi leggiamo a tutti quanti. Allora, praticamente, cosa è successo, ragazzi? Che ho preso Ilari a scuola e ho detto andiamoci a fare una passeggiata. E mentre camminavamo, abbiamo trovato tutte le capre e un cavallo. Abbiamo trovato, ragazzi, un parco abbandonato. E una cosa un po' particolare, che fatalità, è anche il periodo di Halloween. Quindi io adesso vi faccio vedere, ragazzi, dove siamo finiti. Seguiteci. Ma che cos'è questo, scusami? Bastone. E che ci devi fare con questo bastone? Ilari, guarda cosa c'è dietro di te. Guarda cosa c'è dietro di te. Ho detto guarda cosa c'è dietro di te. Scappare! Ma ragazzi, guardate! No, c'è un cavallo! Ehi, io già me lo ricordo questo cavallo. Ma come ha fatto a finire qui in questo parco? E guardate! Delle caprette? Ciao caprette! Vedi, ragazzi, se non andate bene a scuola, diventate come a loro, delle caprette! Ciao, come ti chiami tu? Ehi, capretta? Ehi, ma tu hai studiato a scuola o sei una capretta? Credo proprio che tu non abbia mai studiato a scuola, vero? Sei diventata così. Ila! Ila, non mi lasciare solo, però! Allora, ragazzi, non sono Ila. C'è qualcosa di inquietante in questo parco, perché... Chi sei tu, scusami? Vampirina. Ma quale vampirina sei, Ilari? Ti ho riconosciuto? Oh, io sono incantesimo, che sono incantesimo. Che incantesimo? Vedi, vedi, sai, zitto! Ah, per fortuna. Meno male che, ragazzi, per fortuna abbiamo questo martello magico insieme a noi. Perché guardate dove siamo finiti. Ehi, io ho un po' paura. Mi dici dove stiamo andando? Mi sta seguendo il mio martello. Il martello ti dice la strada? Sì. Ho sentito un rumore. Ragazzi, ci sono dei rumori un po' inquietanti qui. Papà! Che c'è? Cioè, ragazzi, praticamente voi direte, vabbè, ma cosa c'è di strano? C'è di strano che è come se sembrasse che qui c'è stata una festa, un qualcosa, perché è totalmente abbandonato, però. Non c'è... Ila, dove vai? Ilari, andiamo via da qua. Che cosa? Giochiamo un gioco. Un gioco? Sì. Ma ti sembra questo il caso di giocare? Ma ti sembra questo il momento di giocare? Dobbiamo solo che scappare. Visto che siamo qua. Pauroso tutto. Infatti, è troppo pauroso, lo capisci? Poi mi guarda vestito e poi scegliamo, tu eri il fantasma, io devo scappare, non potevi salire le scale, le scale sono lava, solo io devo salire e tu se mi tocchi ho perso e ritocca a me essere il fantasma. Cioè, a tu vuoi giocare che io devo essere un fantasma? Ma qui ci sono veramente i fantasmi, lo capisci? Papà, hai visto la saga? Ma no, non voglio salire su questa giostra ha un incantesimo, lo vuoi capire? Probabilmente chi sale su questa giostra? Qui... Lava. Della lava qui, guarda. C'è della lava qui!
No, Ilari, veramente? Capisci che è pericoloso? Non è qui se si riesce. Ok, salirò sopra la lava e ti prenderò. E così potremo andare finalmente via da qui. Ehi, per favore, aspettami! Ehi, dove andare? No, dove vai? La fermata! Ti prego! Adesso io come faccio a scendere qua se c'era la lava? Scusami, Posso sapere? Io non volevo salire qua sopra, io lo sapevo che questa probabilmente è una giostra, che è un incantesimo, qualcosa di Halloween, non lo so, qualsiasi cosa, ma io voglio solo andare via da qua. Ilari, ce ne andiamo per favore? No. Che? Ma ti sembra, scusami, ti sembra un caso che questa giostra è arancione? Non ti ricorda niente il colore arancione? No. Te lo dico io? Sì. Halloween! Probabilmente è una giostra con un incantesimo, perché... Halloween! Halloween, vedi? Guardate ragazzi, cioè è incredibile, qui c'era una festa fino a poco tempo fa. E ora è tutto deserto, abbandonato, guardate. C'è solo Ilari che ancora non ha capito che dobbiamo andare via. Prendimi! Dai! Scommetti che ti prendo? Ah, aiuto! Oddio, scivolo, scivolo! Oddio ragazzi, oddio, oddio, oddio! Vieni qua, fatti prendere. Mi rovo le scale di... Fatti prendere immediatamente. Eccomi, non mi frega niente della lava. Vieni qua e scappiamo via da questo posto immediatamente. Stai ferma, Ilan, ti prego. Ah, non voglio scendere, ho paura, ho paura. Ragazzi, il papà è proprio un fifone. Voi avete paura di Halloween? Avete sentito? Ila, posso sapere dove sei? Che non ti vedo più? Papà! Sento la tua voce, dove sei? Sotto. Perché? Perché sei sotto lo scivolo, scusami? Ho sentito un rumore! Che è successo, Ilari? Ho sentito un rumore! Un rumore di cosa? L'ho registrato sul telefono, senti? Capisci perché ti dico di andare via? Per favore, possiamo scappare da qui? Sono cose belle! Cosa? Ma non sono belle, sono giostre abbandonate. Andiamo via da qua, ti prego. Ho trovato un indizio. Quale indizio? Della festa. Cosa hai trovato? Oh, santo cielo. Capisci che lì non toccare poi. Ragazzi, questo qui, vedete? Questo è un altro indizio della festa. Andiamo via da qua, ti prego. Un po' fame, andiamo a controllare in quella casa abbandonata. Io non voglio entrare lì dentro, quella cosa, quell'edificio, quella... Sì, ci sono delle sedie, delle cose... Un scarafaggio. Cosa? Ma c'è uno scarafaggio. Anche uno scarafaggio! Ciao a tutti! Ilari, potrebbe essere pericoloso, perché guarda, vieni a vedere cosa ho scoperto qua, vieni. Ragazzi, guardate che cosa c'è qui. La cosa inquietante è questa, non è tanto la giostra, che dici vabbè, è una giostra, ma guardate qui. Cioè, ragazzi, guardate, qui è come se ci fosse stata una festa, ma non c'è nessun festeggiato, non c'è nulla. Sembra un po' una festa abbandonata. Ragazzi, la mia paura è, guardate, guardate, qua ci sono dei tavoli, delle sedie, come se c'era qualche invitato. Cosa? Stiamo parlando di casale? Sì, io sto dicendo la verità. Hai fame? Andiamo là dentro, vediamo che c'è. Ma dove? In casale. Ma qui sembra che sia una festa da fantasmi. Qui veramente sembra, ragazzi, una festa di fantasmi. Cioè, è totalmente tutto chiuso, abbandonato. Guardate, lì c'è anche una casa. Ilari, Ila, per favore, non mi lasciare da solo! Ilari! Ila, non entrare! Non entrare, potrebbe essere pericoloso! Ilari, non entrare! Non entrare! È chiuso! È chiuso! Ilari! Io credo che sia meglio scappare da qui! No! Cosa vuoi fare? Io sono coraggiosa! E tu sei coraggiosa, ma io non tanto! Meno male che abbiamo questo martello! Noi entriamo dentro, potrebbe essere... Apri! Ilari, capisci che è totalmente tutto abbandonato qui? Ila?
Una zucca? Ma qua s'assalano le persone che è tutto sporco. Ila, io ho come l'impressione che qui ci sia stato qualcuno fino a poco tempo fa. Per favore! Ilari, capisci che qui ha mangiato qualcuno fino a poco tempo fa? Ilari? Ho mangiato del pane. Hai trovato del pane? Ma tu sei contenta? Ma ti rendi conto? Ma vuoi, ti porto del pane. Portami del pane, cioè Ilari sta pensando a mangiare. Siamo in una... credo sia un casale o qualcosa abbandonato. Cioè, e guarda che... guardate cosa c'è qui. Forse un segnale. Il pane. Ma che il pane, Ilari? Non è tanto il pane. Ma c'è una zucca di Halloween. Cioè, capite? Io non so dove siamo finiti. Qui è l'impressione, ragazzi, è come se ci fosse stata una festa di bambini. Ma non vorrei che... Sono fantasmi. Probabilmente. Ma tu stai mangiando male il pane che ha mangiato un fantasma fino a poco fa, lo vuoi capire? Ci sono le ragnatele. Ci sono le ragnatele sul pane. Che schifo! Probabilmente questa zucca è un segnale. E... eh? Dove vai, Ilari? Qui ha mangiato qualcuno fino a poco tempo fa. Ilari, ti prego, per favore, ascoltami. Andiamo via da qui. C'è anche un pianoforte. Guardate. Ecco, vedete? È un numero 4. Probabilmente era la festa di un bambino di 4 anni. Non lo so. Guardate. Oh. Ci sono anche dei palloncini lì. Ilari. Papà. Dimmi. Io vorrei aprire quella zucca. Cosa? Voglio aprire quella zucca. Ilari, io ho paura. Non è che se apriamo quella zucca succede qualche incantesimo, qualche sacrilegio, qualsiasi cosa? Tranquilla, io spengo quel incantesimo. Vieni, sommasica. Sei sicura? Sì. Vieni. Io ho un po' paura. Spengo l'incantesimo. Fai che io so i tuoi poteri e tu niente. Puff. Cosa è successo? Fatto, non so più l'incantesimo. Sulla zucca? Ma ce la fai a prenderla? Ma io vorrei sapere una cosa. Ilari, ho paura che qui ci sia qualche spirito di Halloween. Ce la fai? Oddio. Attenta. Posalo da qualche parte, su un tavolo, Ilari. Ti aiuto? Ti aiuto. Ce la facciamo? Basta, basta. Non mi aiutare più, non mi aiutare più. Ce la fai? Ecco qua. Oh. Allora ragazzi, abbiamo qui la zucca di Halloween. Ma che cos'era? Hai sentito? Ila, senti anche tu questi passi? Io voglio andare via da qua. Io voglio andare subito via da qua. Tu apri la zucca, fai come ti pare. Ma io non ci penso proprio. Ah, posso sapere cosa stai facendo adesso? Voglio fare una foto. Per fare cosa? Cosa di fare adesso una foto? Ti sembra questo il momento di fare una foto? E cosa stai facendo con questa foto? Su Instagram. Su Instagram. Allora ragazzi, se volete vedere le foto che si è fatta Ilari in questo momento, è sul nostro canale Instagram. E lo sapete come ci chiama su Instagram? Eccolo qua, questo qua, cliccate qui. Andate in questo momento se volete, oppure qua, anzi, aspettate, finisce il video. E poi andate su Instagram, guardate le foto che ha postato Ilari, seguiteci, scriveteci e io vi rispondo a tutti quanti. Ok? Quindi seguiteci anche su Instagram. Cioè, ma io veramente non ho parole, voglio andare solo via da qui. Voi ragazzi, voi cosa fareste al nostro posto? Scrivetelo nei commenti. Volete che continuiamo a rimanere qui dentro o volete che vado via immediatamente? Se rimaniamo qui dentro dovremmo per forza aprire quella zucca di Halloween e vedere che cosa succede, altrimenti andiamo a casa e finisce la storia. Ragazzi, cosa dite voi? Andiamo via o rimaniamo qua? Ah, ok, rimaniamo qui. Ragazzi, siamo per tagliare la zucca. Allora, stiamo per tagliare la zucca a forma di... a forma di occhi, bocca, naso. Ma che stai a di? A forma di questo qua. Ma io non sono molto capace. Allora, adesso proviamo, vediamo. Faccio io? Allora, proviamo a fare prima il disegno con il pennarello, giusto? Scusa, ma che stai facendo?
Ma non può essere quella la faccia, ma viene minuscola. Non ci libereremo mai da questo. Da questa casa abbandonata, lo capisci? Scusami, guarda come. Ah, scusa, allora, guarda com'è questa qui. Okay. E cerca di rifarlo lì sulla zucca. Posso provare io? No. Ok. Ma no, così piccola. Ma che cos'è? Ma rimarremo qui tutta la vita così, lo capisci? Ila, non può essere così, è troppo piccolo. Ecco. Ma fa schifo, fammi provare a me, guarda. Allora, secondo me va così. Allora, reggi questo tu. Ci sei? Allora, facciamo un occhio. Ora si fa. Aspetta, poi facciamo un altro occhio. Il naso e la bocca. Bravissimo, okay. Aspetta però. Aspetta, fammi finire. Ma chiudi la bocca sotto. Qua. Ok. Perfetto. Adesso. Perfetto un corno. Cosa? Perfetto un corno. Un corno? Ma anche il capello. No, prima però bisogna svuotarla. Bisogna svuotare la zucca. Allora ragazzi, abbiamo fatto la faccia della zucca, come vedete. Ora la dobbiamo ritagliare. Papà la taglia. Ok, la ritaglio io ovviamente, devo non toccare mai il coltello. Ma la mia paura è che io non so cosa potrebbe uscire da questa faccia, lo capisci? Se taglio questa zucca potrebbe uscire un fantasma, lo spirito del bambino della festa! Dobbiamo scappare! Oddio! Papà, sei un fifone. Non sono un fifone. Vuoi che la taglio io? No, la taglio io, però tu taglia. Aiuta. Va bene. Sono pronto così. Ok, io. Allora, provo a fare un taglio dietro, così che possa io poi svuotare la zucca. Allora. Mi raccomando voi ragazzi, non prendete mai il coltello in mano, fatelo sempre usare ai vostri genitori. Ma è gigante. Allora, come vedete ho fatto un quadrato. Adesso aspetta, ferma, dammi un attimo il cucchiaio. Proviamo ad aprirla da dietro e probabilmente la stiamo per aprire all'interno. Te potrebbe uscire un pipistrello, potrebbe uscire qualsiasi mostro da qui dentro. Attento, ho paura. Aprila. Attento, chi c'è? Papà. Che schifo, che puzza. Guardate. Ma dobbiamo mettere le cose qua dentro? Adesso proviamo a svuotare la zucca. Perché svuotando la zucca all'interno sarà più facile poi ritagliare la faccia della zucca. Ok, abbiamo un po' svuotato la zucca, così che magari il ritaglio potrebbe essere un po' più facile. E ma non ritaglia. So. Ma non credo, perché veramente è durissima, ragazzi. Ritaglia. Prova a ritagliare. Quindi adesso provo a ritagliare gli occhi. Allora, un occhio. Eccolo qui, abbiamo fatto un occhio. No, non lo mangiare, è cruda. Adesso proviamo a fare l'altro occhio. Ok, abbiamo un altro occhio. Che grande. Che schifo. Ecco, vedete, se vedete qua, in questo occhio qua ci si vede il buco all'interno. Cosa che non si vede in quell'altro. Che schifo. Ok, ci sono i due occhi. Tagliamo la mia faccia. Adesso, la tua faccia vuoi tagliare? In che senso? Ah, aspetta, finiamo questa. Allora, adesso proviamo a fare il naso, ok? No. Oh sì. Ok, leviamo il naso. L'unica
cosa che il disegno che ho fatto col pennarello non è servito a nulla, perché non sono riuscito a seguire, vabbè, proprio le linee, ma... però un qualcosa è venuta. Guardate, com'è? Carina, mi sembra, vero? Ok, abbiamo ritagliato la faccia, ma non succede nulla. Quindi la cosa di Halloween è tutto un... è tutta una cavolata. Non c'è stato niente. Ma infatti è proprio una cavolata. Io pensavo che tagliando la zucca, sì. Hilary! Hilary! Ecco! Che cosa sta succedendo? Scusami! Che cosa sta succedendo? Ma sei tu? No. Tira su le mani, fammi vedere le tue mani. Anch'io le mani qua. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa! Si sta muovendo la zucca, Hilary! Si sta muovendo la zucca! Scappa! Dove sono? Hila! Hilary, ha nascosto te la zucca per caso? Hilary, dov'è la zucca? Non lo so. Ehi, ma era qui fino a pochissimo tempo fa. Se che qua c'è uno spirito di Halloween. Non ci posso credere. Cioè, Hilary, ho paura adesso io. Possiamo uscire da qui, per favore? Certo. Da questo posto? Certo. Probabilmente abbiamo, ritagliando la faccia, abbiamo risvegliato lo spirito di Halloween. Non lo so che cosa è successo, comunque. Ne tagliata così bene, abbiamo svegliato lo spirito di Halloween. Non proprio tagliata benissimo, però. Se volete vedere il video come finisce, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pauroso, like. Pauroso, lasciate un bel like pauroso e la campanellina della sua e attivate paurosa. La campanellina degli aggiornamenti. E pauroso. Cliccate qui per vedere il video di ieri. Ok, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao a tutti! Sono Hilary e Stefano! Ciao belli! Ciao! Ciao! Ciao.